siamo qui ad Augusta, o meglio per essere precisi siamo nell'area di Brucoli, frazione di Augusta, per presentare la nuova squadra o rinnovata squadra del Megara 2008, adesso si chiama così, no? Che poi in effetti è l'erede della gloriosa squadra Megara 1908, una squadra antichissima fondata, pensate, lo dico ai più giovani, per esempio tra gli altri c'era il generale Reitano. Pensate, allora, no, nel 1908 era un giovane atleta. Adesso invece abbiamo qui i rappresentanti della squadra nuova, appunto 2008, Fabrizio Scatà quale capitano, Nunzio Riccobello quale allenatore e Marco Stella quale dirigente della squadra. Allora io direi di partire subito dal capitano, che ne dite voi, anche perché è più vicino a me. Allora, questa squadra calcio a 11 si trova in questo momento in quale posto del campionato? Noi ci siamo in prima categoria, quest'anno ci presentiamo con una squadra rinnovata in alcuni reparti, la società ha fatto degli acquisti importanti per cercare di vincere il campionato, siamo rinforzati in difesa con Marziano, Massa, Di Mauro all'attacco e qualche altro giocatore importante. Tutti di Augusta? Anche ragazzi di Lentini. E niente, con questa rosa pensiamo di poter dare delle soddisfazioni alla nostra città e di portare i colori nero-verdi sempre più in alto, come il blasone che è stato il Megara 908 negli altri anni passati. Bene, invece dall'allenatore Nunzio Riccobello vogliamo sapere, e mi posso spostare? Ecco, grazie. Vogliamo sapere, questi giovani atleti, tutti giovanissimi, tutti vengono da un vivaio che voi avete alimentato oppure li avete un po' scelti come i rabdomanti scelgono, trovano l'acqua così un po' di qua un po' di là? No, in effetti noi non abbiamo un vivaio, non abbiamo ancora avuto il tempo di farlo, anche perché partendo anche dal discorso che hai premesso tu, non è il Megara 908 storico, siamo stati noi che due anni fa, l'anno scorso anzi, abbiamo voluto ridare questo nome al glorioso Megara in onore di quel Megara. Infatti abbiamo richiamato la squadra Megara Augusta 2008 perché questa squadra è nata nel 2008 grazie ad altri gruppi, è rilevata proprio, dicevo, l'anno scorso da quest'altro gruppo, da quest'altro raggruppamento di amici, soprattutto per poter dare ad Augusta, ahimè, un qualcosa di divertente, un qualcosa per i giovani, un qualcosa che possa essere sicuramente la nostra intenzione e progetto crescere anche un vivaio, anche se già quest'anno molti ragazzini faranno parte del gruppo di questa prima squadra. Abbiamo preso, diciamo, abbiamo dato un seguito al lavoro fatto magari delle scuole calcio qui ad Augusta, dove in primis anche qui Tony Costa con la sua scuola calcio che li ha cresciuti. Ecco, siamo qui nell'area dello Sportland, no? Sì. E molti ragazzini hanno frequentato e ancora frequentano quest'area, questo Sportland, giusto? Sì, lui fa la scuola calcio, poi giustamente è arrivato a una certa età, lì cerca di sistemare nelle squadre magari di categoria, quelle che siano, magari più fortunati o forti, come si vuole io lo interpretare, trovano magari qualche sistemazione migliore, gli altri si sistemano nelle realtà locali. Noi abbiamo questa squadra di prima categoria, contiamo di fare un campionato di vertice e cercheremo di inserire molti più giovani possibili già da quest'anno. A Marco Stella invece facciamo una domanda un po' più preoccupante, no? Nel senso che è anche più drammatica, nel senso questi ragazzi dove devono andare a giocare, visto che il campo sportivo non esiste da anni ormai, poiché c'è l'inquinamento da pirite, è chiuso, anzi forse sarebbe meglio buttare a terra tutte quelle ormai, quel recinto che ormai è tutto un buco, una gruviera, sembra quasi, esatto, pericoloso da tutti i punti di vista. E allora questi ragazzi dove bisogna farli giocare? Dove giocano in questo momento? Guarda, io riparto proprio da quello che diceva poc'anzi il mister, dicendo che non abbiamo la scuola calcio proprio perché non abbiamo il campo. Quindi noi giochiamo le nostre partite, le partite del sabato e della domenica in un campo, in una struttura privata qui ad Augusta, con un esborso da parte della società non indifferente. Ma il pubblico viene?
pubblico non ne viene in maniera, diciamo, sparuta, perché non c'è, non ci sono tribune, tutta la zona limitrofa al campo sportivo è interdetta, è vietato l'accesso, certo. E quindi anche l'arbitro non dà inizio alla partita se tutto ciò che ruota attorno al rettangolo di gioco non è libero. Quella del rilancio del Megara è una passione che viene fuori da un gruppo di imprenditori che mi onoro di rappresentare, che l'anno scorso ha inteso rilevare, e ringraziamo la famiglia Scuderi che per tanti anni ha portato avanti il nome del Megara, della città di Augusta, questa società, e quindi l'anno scorso è stato un po' un attimino il rotaggio, ma quest'anno puntiamo veramente in alto. Perché con un pizzico di polemica, ecco, generale, ritengo che dallo sport, dal riscatto calcistico della nostra città, per non parlare di quello della pallanuoto, tu sai, i nostri trascorsi. Che sono... Anche lì un'altra nota, ecco, dolente. Vogliamo, ecco, rilanciare l'immagine di Augusta proprio partendo dall'attività sportiva. Nei programmi abbiamo anche quelli di andare avanti con le strutture, di poter creare anche qualcosa di nostro. Piccoli passi, coesione, amicizia, slancio e grandissima passione. Tutto da rimetterci, nulla da guadagnarci, chiaramente parliamo dell'aspetto materiale, ma il ritorno di sensazione e di emozione che i ragazzi riescono a regalarci vale più di qualsiasi sacrificio che noi facciamo. Questo accade ad Augusta, però noi ci congediamo adesso da Marco Strella, da Nunzio Riccobello e da Fabrizio Scatà, con l'augurio di poter vedere un giorno finalmente, dopo tanti e tanti anni, una squadra di calcio a 11 in un campo degno di questo nome.